Alla città di Urbino un contributo di oltre 300.000 euro per il progetto di valorizzazione turistica approvato dal Ministero della Cultura. Un contributo importante che verrà utilizzato per allestimenti su siti culturali e paesaggistici, realizzazione di itinerari turistici, progetti di marketing, organizzazione eventi, ma anche promozione e valorizzazione turistica digitale. Il Ministero ci ha approvato definitivamente questo progetto che ci era già stato annunciato, una 329.000 euro che ci hanno concesso, ma poi il progetto doveva essere presentato e approvato dal Ministero. È stato approvato definitivamente, quindi senza nessun taglio, al contrario magari che qualche altra città che ha avuto dei tagli proprio per la qualità del progetto. E devo ringraziare chiaramente l'assessore Cioppi al turismo, e gli uffici, Gabriele Cavallera, il responsabile del settore, e tutto il suo staff, perché questo è il frutto di un lavoro di squadra che si sta facendo come amministrazione per portare risorse nella città, che poi la preoccupazione che invece io ho, come ho detto anche prima, è sul tema di riuscire a metterle a terra tutte queste risorse, perché queste ovviamente sono quelle del settore turismo, ma stiamo in questi anni, in questi mesi, portando a casa tante risorse economiche dal governo nazionale, dalla regione, da risorse che noi come amministrazione riusciamo a reperire per le attività che svolgiamo, e chiaramente però bisogna riuscire a metterle in campo. Questo risultato devo ringraziare in primo luogo il responsabile, il dottor Gabriele Cavallera, ma anche tutto il personale, Barbara Pindilli, tutto lo staff anche esterno che ci ha aiutato in questo progetto complesso, complicato, che ci ha permesso di avere l'intera somma disponibile, perché non era scontato, quindi circa 326.000 euro, una cifra molto importante che attiveremo subito fin da adesso, perché il sindaco ha firmato la convenzione col Ministero che ci permette subito di attivare le azioni previste. Questo è tutto in sintonia con il nostro programma triennale che abbiamo aggiornato quest'anno, con previsti tutta una serie di step e di obiettivi da raggiungere, per i quali appunto con questo raggiungimento dell'ottenimento delle risorse del Ministero del Turismo ci rende molto soddisfatti, e soprattutto ci permette di stimolare tutto l'ambiente nostro di accoglienza, dai ristoratori ai bar, agli hotel, agli extraalberghieri, di cercare di operare nel miglioramento dell'accoglienza e della qualità. Questo è fondamentale, perché sicuramente attireremo un pubblico alto spendente, un pubblico che rimarrà più giorni nel nostro territorio. Questo coinvolgendo anche un territorio ampio, delle aree interne, su cui già ci stiamo lavorando con le tre unioni montane.